come uno sviluppo, con gli anni si sviluppa anche meglio, si comprende meglio che cos'è la vocazione a cui il Signore chiama. Io a 12 anni entrai in seminario perché avevo un sacerdote molto bravo, buono, che curava molto la nostra formazione cristiana. Sentì il bisogno di andare in seminario, ci avviarono al seminario di Roma, al seminario minore. Allora il seminario impegnava talmente che se uno si staccava dalla famiglia per anni, io per 3 anni non ho visto mia madre, ecco per dire. No? La consapevolezza di assumere un impegno che ritenevo e ritengo superiore alle forze umane. Difatti, quando il Cardinale Piazza mi comunicò questa notizia personalmente a Roma, io restai un poco turbato e dice: perché non vuole accettare? No, non è che non voglio accettare, disse Eminenza, è che d'improvviso questa chiamata mi lascia veramente turbato, ecco. Poi con l'aiuto del Signore si superano questi momenti. Nella prima lettera pastorale, appunto, accennavo a questo problema, cioè fissando bene quali sono i compiti di un vescovo, che non sono impegni temporali, impegni di collocazione di ufficio, di promotore di attività industriali, cioè, tutto questo è fuori della, anche se poi il vescovo potrà aiutare e incoraggiare alcune cose di questo. Ma il compito vero del vescovo è portare Dio alle anime e portare Cristo presente, Lui al centro della fede, portare questo messaggio che è il messaggio più alto, di far conoscere il rivelatore di Dio che è Cristo. Secondo me è quello che avviene nella Chiesa, l'uomo giusto al momento giusto. Ci voleva Papa Giovanni per sfondare un muro, forse che era quello che faceva pensare, riflettere, un concilio, anche Pio II si era proposto questo, ma non era facile subito dopo la guerra. Papa Giovanni ha avuto questo coraggio, che poi lui l'ha fatto con una grande semplicità, con una grande fiducia, una grande consapevolezza. Fu grandemente responsabile nell'indire il concilio. Ci voleva Paolo VI per condurlo fino alla fine, bene, e chiuderlo bene. Fosse stato un evento straordinario, lo compresi io, lo comprendemmo tutti. Però con l'esperienza, forse, io in modo particolare, poi degli altri non potrei dirlo, acquistai veramente il senso più profondo della dimensione del Concilio. Mentre Papa Giovanni aveva detto a me, io ero andato a febbraio in visita dal Papa, in visita privata,
mi aveva detto a ottobre cominciamo il concilio, ma a Natale potremo concluderlo, disse a me. Beh, io andai con questa idea del Papa, ma dopo le prime sedute del concilio mi accorsi che di Natale non se ne poteva parlare proprio, perché venne fuori un vulcano che si aprì. Si espresse in tutti i toni la voce dell'Episcopato mondiale, con problematiche più diverse, con esigenze, con intuizioni, con mettere in grande evidenza alcuni problemi e tematiche che forse non si pensava nemmeno di portare al Concilio. E quindi avvertì, non so io, avvertimmo tutti, che il Concilio era qualcosa che superava in breve tempo di un mese, 2 mesi, ma. Ma quello che ha colpito, che è emerso in modo importante, che poi era chiuso nel documento, la Lumen Gentium, sul mistero di Cristo della Chiesa, quello è stato, secondo me, l'apice del Concilio. Poi sono importanti la Dei Verbum, indubbiamente. La Sacrosanctum Concilium per la liturgia sono importanti anche questa, anche la Gaudium et Spes, queste le quattro costituzioni, ma direi il tema fondante del Concilio è stato proprio la Lumen Gentium sul mistero di Cristo della Chiesa, nel quale documento fu poi messo in grande rilievo il ruolo di Maria. Maria nel mistero di Cristo della Chiesa.